Tra poco c'è Flor su Boing. Iniziano i telefilm di Boing. Lasciami, Flor, è lì dentro. Aspetta qui, vedrai che Federico la troverà. Non si muove. Stai giù. Flor! No, lasciami. Fammi chiamare i pompieri, Franco, per favore. Non voglio aspettare i pompieri, sei pazzo. Aspetta, Franco, fermo. Aspetta. Flor! Federico! Santo cielo, uscite! Uscite! Flor! Flor, ti prego, se mi senti, grida, Flor! Flor! Flor, dove sei? Aiutami a trovarti, Flor! Florenzia! È da morire! No, sì. Da morire! Ma che fa? Cosa avrà poi da ridere? Delle risate davvero? Di che è stata l'idea? Sono stati i ragazzi, vero? La sposa? Scende le scale? No. Federico! Avanti, esci! Dove sei, Federico? Dove ti sei nascosto? Ho capito tutto, amore mio! Dai, Federico! Federico! Delfina! Che c'è? Delfina, tesoro! Questo non è uno scherzo, capisci? Federico se n'è andato davvero! Delfina, Federico è corso via con Mattias! Non ha nemmeno chiamato per sapere dov'era! Ja, tutti noi stare con grande preoccupazione per Federica. Permesso. Oh, buonasera a tutti, che piacere avervi qui insieme a noi. Bene, qui non è successo niente, eh? È solo un piccolo ritardo che fra poco verrà risolto. E allora, il ragazzo della musica, metti la musica! Ragazzi, venite, ecco Beba, Greta, Antonio, vi chiedo un favore di dare da bere a tutti tutto quello che trovate, ficcateglielo in bocca, avanti! Sì, andiamo! Muovetevi! No! Quelli bibiti no! Voi tre! Mocciosi! Mocciosi! Che bambini deliziosi che sono! Guardate che carini! Un saluto ai bambini! Buono! Che cos'hai, eh? Cosa c'hai bevuto? Sui denti! Cos'ho? Il succo di frutta e champagne! E perché hanno tutti i denti azzurri? È vero, sembrano tutti dei pufi! Non essere questo scherzo di farfallina, Rick! Greta, ascoltami per favore. Se te lo dovessero chiedere, devi dire che è un effetto speciale, che è l'ultima moda della Costa Azzurra, è chiaro? Bene, io vado di sopra da Delfina, scusate. Me non capire, Bobota, forse essere ultima moda, un effetto o essere di proposito? Penso che sia fatto di proposito. Non credo che sia un effetto. Federico è scappato all'ultimo momento, non venire niente a matrimonio. Senti, Alberello, ti volevamo ringraziare per l'aiuto che ci hai dato a far sospendere il matrimonio. Sì, ti vorremmo chiedere un'altra cosa, se non è troppo disturbo. Per esempio che non si noti il colorante nei cocktail. E nemmeno le formiche. Sì, e neanche i vermi nella torta. E nemmeno la candeggina nelle piante, per favore. Abbiamo esagerato, vero? Sì, molto. Fate presto!
ci sono due persone Venga. Intrappolate lì dentro. Non voglio, non voglio. Voglio. Flor, dove sei? Flor! Flor! Florencia! Flor, vita mia, sono qui. Ce ne andiamo. Ce ne andiamo, ti porto via. Delfina, senti, io ti volevo dire che ho messo anima e corpo per organizzare il tuo matrimonio, ma non tollererò questa macchia sul mio curriculum. Pertanto ti chiedo una lettera di scuse per avermi coinvolto in una simile umiliazione. Hai capito? Sì, e voglio anche scrivere una bella lettera che manderò a tutta la stampa per dire che è la seconda volta che si verifica un problema in un matrimonio che tu hai organizzato. Ma com'è la seconda volta? Sì. Hai dimenticato Purita Condonier? A lei si ruppero le bretelle del vestito proprio quando tu le dicesti di sollevare le braccia per prendere la pignatta. No, 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 quello di Purita fu un incidente. E poi alla fine mi ringraziò perché aveva il seno appena rifatto e voleva mostrarlo. Ma tu vuoi continuare a fare il tuo lavoro come hai fatto finora? Sì. Bene, allora vai giù immediatamente a intrattenere tutti gli invitati. Ma come? No, 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 non posso. Ho questo. O la tua morte in società. Scegli! Oh, la mia piccola, come sta? Si è suicidata. Ma per favore. No, 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 io mi suicido. Vi rendete conto che ha mandato me ad animare la festa? Proprio me? Perché non mi sono accorto che era una strega senza anima? No! Grassone. Non si sente niente. E se fosse svenuta? Questa ragazza non smette di sorprendermi. Pensavo che avrebbe distrutto la casa con tutto quello che è successo, e invece... Ah, ma... è che in fondo ha il temperamento e la dignità dei Saint-Jean. Delfina! Stai bene, piccola? Sì, sto perfettamente bene, mamma. Cosa farai adesso? Ora voglio scendere e molto tranquillamente aspetterò che Federico venga a casa. E se Federico non viene, che fai? Federico verrà. Prima o poi. Federico deve venire. Perché hai la bocca tutta azzurra? Mamma e papà, non ci lasciate morire così, vi prego! A partire da questo momento, farete esattamente quello che dico io. Sono stata chiara? Sì, 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 sì. D'accordo, bene. Adesso chi mi racconta che cosa è successo a Federico? Non lo sappiamo, Delfina. Non sappiamo niente né di Federico né di Franco. Niente, non sappiamo niente. Sì, ci devi credere perché anche noi siamo molto preoccupati. No, no, non vi dovete preoccupare. Voglio delle facce felici. Voglio vedervi contenti e allegri per la festa di questa sera. Noi aspetteremo Federico con molta calma e in armonia. Il matrimonio di Federico Fritzenwalden e Delfina Saint-Jean Torres Oviedo sarà ricordato per la sua originalità, perché molto fashion. Che volere dire con la cosa di festa fasciona? La solita Greta, crocca.
Sarà la prima volta nella storia dell'umanità che per prima cosa si celebra la festa e dopo il matrimonio. Cosa? Cosa? Io so che cantare non è il mio forte, ma adesso dedicato alla signora Malala. Oh, grazie amore. Un inno che non può mancare in nessun matrimonio. E voi accompagnatemi con le mani così. Pam pam parapa. Ecco, pam, pam, forza. Ehi, ehi. Stars playing the news. Oh. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. Oh. Alla dolla. I want to go New York, yeah. Sì, bravo, bravissimo. Avanti, un applauso. Bravo. Cari amici, c'è stato un piccolissimo inconveniente. Per questo il matrimonio sarà rimandato di qualche minuto. Vi chiedo per favore di dare inizio alla festa e che vi divertiate. Ragazze, attenzione! Ora lancerò il bouquet. Oh no, no, a me non interessa. Oh, forza, ragazze. No. Ragazze, pronte? Paloma, eccoti qua. Oh. Su, vieni con me. Che succede? Divina, penso che dopo tutto quello che è successo nessuno voglia il tuo bouquet perché noi abbiamo intenzione di sposarci. Molto bene. Divertitevi. Esatto. Mamma, cosa il carnevale carioca. Adesso arriva, ecco. Avanti, tutti a ballare, dai, dai, ballate, ballate, tutti a ballare. Su, forza, venite. Fermo, lasciatemi, fatemi andare da loro. Fermo. Forza, tiriamo su. Uno di voi deve andare nell'altra ambulanza. Piano, piano. Forza, sbrighiamoci. Dai, dai. Su, dai. Veloci, ragazzi, non c'è tempo. Dai, sbrighiamoci. Forza, forza. Senti, io vado nell'altra, vado nell'altra. Va bene, ti accompagno io. Ci vado io. Ma tu abbi cura di lei, Federico. Ti prego, ti scongiuro che non le succeda niente. Mi raccomando, pensaci tu. Per favore, abbi cura di lei, Federico. Portalo via, se avvisa a casa. Ti chiama prego, per non farli preoccupare. Federico. Vai, vai, vai. Abbi cura vai, di lei. Vai, vai. È strano, tesoro. Perché Federico non è il tipo da lasciarti davanti all'altare, amore mio. Qui c'è qualcuno che ha sabotato il matrimonio, piccola mia. E questo qualcuno sarà stato il piccolo Cardo. Certo che è stata lei, altrimenti chi? O l'autista. Chi può dirlo? È innamorato o no? Sì. O Lorenzo. O i fratellini di Federico. Piccola, perché non ti sei sforzata un poco, amore, facendoti amare? Non puoi avere tanti nemici che ti strisciano intorno. Perché sei tanto cattiva? Perché mi parli così? Ma insomma, mi pizzica tutto, mi sta venendo l'allergia, ecco. Ma io non sono allergica, anche a me pizzica tutto, tesoro. Che mi succede ora? Perché si stanno grattando tutti? Cos'ho, insomma? Che sta succedendo? Formiche! Com'è possibile? Ci sono le formiche in salotto!
formiche? Sì, formiche, tante. Stanno mangiando il cibo, stanno mangiando i quadri, stanno mangiando tutti gli invitati. Insomma, che cosa sta succedendo? Ma noi non ne sappiamo niente. Ma voi non sapete mai niente, banda di incompetenti inutili. Da questo momento siete licenziati. Basta, basta, finiamola con questa buffonata. Qui l'unica che può licenziarci è la padrona di casa. E che io sappia, lei ancora non si è sposata. E chi può sapere se si sposerà mai? Ti ammazzo, brutta cicciola villana, ti voglio ammazzare! La stampa! Grazie di essere venuti! Dove sono, idiota? Sono in salotto e ti vogliono intervistare perché la tua amica Malita Lopez Moore ha spettegolato in giro che Federico ti ha mollato e che non sarà mai una Fritzenwalden. Che? Io l'ammazzo, quell'idiota! Beh, porta tutti nella stanza dei giochi, tutti! Ragazzi, ragazzi, darò una conferenza stampa! Un po' di trucco! È vero che il matrimonio è stato rimandato, ma non è per quello che si mormora in giro. Il mio fidanzato non c'è. È scomparso e noi tutti siamo tremendamente preoccupati per lui. Potrebbe essere un po' più esplicita, per favore? A che si riferisce esattamente? A un... sequestro. Hanno sequestrato Federico Fritzenwalden? Sì. E i sequestratori vi hanno già contattato? Sì, sì, hanno contattato me. Io ho chiesto loro di provarmi che è vivo. Ma comunque non che so sequestro? Ancora. Non c'è stato nessun sequestro. Come? Nessun sequestro. Frank e Florencia hanno avuto un incidente molto grave. E Federico è con loro. Cosa? Federico è vivo e non è qui. E per di più è con Lacardo. Chi è Lacardo? L'altra. L'altra bambinaia. L'altra bambinella che lavora qui in casa con tutti noi. Permesso, permesso, fate qualcosa, dottore, per favore, lasciate la porta. Forza, forza, la prego, non c'è tempo da perdere. Fermo, fermo. Non puoi stare qua, siamo in terapia intensiva. Salvi. No, 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 si calmi. Per favore. Sai, la cosa migliore che può fare è lasciarci fare il nostro lavoro. Non si preoccupi. È in buone mani. Ora vado e le porto il referto. Il dottore dice che hai bisogno di non cure. Non mi importa cosa dice il dottore, fammi entrare, non voglio vedere. Non ti preoccupare. Lasciami. Si stanno occupando di lei. Non ha detto niente. Non ha aperto gli occhi per tutto il viaggio. No, Franco. Franco, sentite, scusate se mi intrometto. Signore, anche lei deve essere medicato. Sì, lo so. Allora, la paziente è appena entrata e finché i medici non la visitano, non si sa niente. Va bene. Qui non potete fare nulla. Quindi, per favore, accompagnatemi, vi farò le medicazioni e poi tornerete. Si sposti, per favore. Dottore. Quando tornerete la potrete vedere. Va bene. Venite con me, per favore. Franco l'abbiamo tirato fuori subito. Ma Florencia è rimasta dentro tra il fumo e il fuoco. Mein Gott, essere miracolo, che loro essere salvi. Ma come stare, Federico e Florisienta? Beh, Flor era... Sì, quando l'ho vista... Era svenuta. No. Non piangere, cretina, per favore, no. Senti, andrà tutto bene. Oh, questa perché non lei è sana, Florencia è forte. E credo che anche questo riuscirà a superarlo. E se non lo supera, Mattias? Vuoi stare zitta, Maya? Ce la faranno tutti. Federico, Franco, Flor, staranno tutti bene, tutti staranno bene. Tranquilla, eh? Andrà tutto bene. Mi porti in ospedale, per favore, ti prego, anch'io, voglio vedere. Anch'io voglio venire. No, ragazzi, non mi pare il momento. E quando è il momento, allora? Beh, non so, ma dobbiamo aspettare. Siamo tutti molto nervosi. Insomma, rimaniamo qui, così i bambini non lo scopriranno e non si preoccuperanno. Ma come vuoi che non lo scoprano? Dobbiamo dirlo ai bambini, Mattia, se glielo dobbiamo dire. Sì, Nicolas, glielo diremo, ma non è il momento. No, aspettiamo. Ancora. Meglio che Pampini non sapere niente, perché se no diventare nervosi, meglio non dire. Non sapete che baraonda c'è di là in salotto. Che succede qui? Niente. Niente, che commentavamo la festa. Hai visto che dramma perché Federico è scomparso? No, basta con questa sceneggiata, perché io non sono né un bambino né stupido, d'accordo? Mi rendo conto che sta succedendo qualcosa e voglio sapere che cos'è. Va bene, ora te lo dico. Vieni, Martin. Franco, stai qui, fatti abbracciare. Va bene. Stai qui, fatti abbracciare.
libertà, ha ripreso conoscenza. Come sta? Per favore, io capisco che questa attesa sia stata angosciosa, ma vi prego, calmatevi. D'accordo, sì. Siamo calmi, ma ci dica come sta Florence. Ma guarirà. Sfortunatamente, la paziente è grave. Molto grave. La paziente è arrivata in ospedale con un'intossicazione da monossido di carbonio. Per fortuna siamo riusciti a stabilizzarla, però... beh, stiamo cercando di recuperarla. Sente, se bisogna trasferirla in un centro più attrezzato, noi fortunatamente siamo in condizioni di farlo. No, assolutamente no. Qui possiamo curarla molto bene. Il nostro personale medico è eccellente. Va bene, capisco. Per favore, può lasciarci entrare un attimo. Io voglio vederla! Voglio vederla! Si calmi, per favore. Per 24 ore è impossibile fare visita alla paziente. È in terapia intensiva. Che succede se si sente male? Non ha nessuno a cui dirlo e se lei non lo può dire, nessuno l'aiuterà. Sfortunatamente, in questo momento la paziente è veramente molto grave. Mi dispiace. No, voglio morire. Io ho messo Flora in questo guaio, ti rendi conto? Sono andato in quel posto orribile e guarda com'è finita. Non è possibile, è colpa mia. No, non è vero, tu non c'entri niente, è colpa mia. È colpa mia perché lei è venuta ad avvisarmi e non le ho creduto. Io sono l'unico colpevole di questo. No, beh, in ogni caso è colpa di tutti e due, Federico. No, è colpa mia, è solamente mia. Io sono l'unico responsabile di tutte le tragedie che succedono a casa nostra. Tu credi che io non avessi capito perché tu avevi la necessità di andare a fare botte in quel posto? E Florence aveva ragione. E io sono così idiota che ho pensato fosse venuta per sabotare il mio matrimonio. Che imbecille che sono stato. Santo cielo, non ci posso... Ah, ti sei sposato allora? No, non ve ne andate, vi prego, per favore, restate un altro po', ancora un attimo. Per favore, dobbiamo tagliare la torta. Ma perché mi volete rovinare la carriera? Perché mi tarpate le ali così? Ecco a lei, signora. Scusi, Greta, che sta facendo? Il signor giudice non vuole andare via, vero? Mi dispiace, signora, non posso più aspettare. In realtà, penso che lo sposo non verrà più, non le pare? Signor giudice... per favore, la scongiuro ancora un minuto, la prego. Ci sono ancora tante cose da vedere con cui divertirsi, eh? Offre i divertimenti agli altri. Io me ne vado, arrivederci. Che sgradevole quest'uomo. Qualcuno vuole un altro drink? Oh, la signora vuole la musica, andiamo a ballare. Le formiche! Questa gente ha molti soldi. Molti soldi, però ha la delicatezza di un branco di elefante. Questa è un'ecatombe, Rick. Un'ecatombe. Non ci posso credere. Anche i migliori piani hanno dei difetti, ma questo no. E adesso proseguiamo. Ragazzi, la strega ci sta guardando. Siamo nei guai. Scappiamo via. Vai. Voglio qualcosa di dolce, per favore. Addio, miei sogni di felicità. Nicholas, sei qua? Sì. Sì, Paloma, vieni. Sono qua. Sei sparito all'improvviso dalla festa. Che è successo? No, è che... è successa una cosa che... Sì, lo so. Mattias mi ha raccontato. Immagino come ti senti. No. Nessuno sa come mi sento, perché è tutta colpa mia, Paloma, tutta colpa mia. No. Quello di Franco e Flora è stato un incidente. Tu non c'entri niente, non è colpa tua. È colpa mia, solo mia, perché io ho costretto Franco a fare pazzie, capisci? Io l'ho spinto a fare pazzie. La mia famiglia ha già abbastanza problemi per sopportarne altri per colpa mia, perché sono malato di gelosia. No, non capisco, Nico. Paloma, io voglio stare solo, Paloma, per favore. Voglio stare solo. Io non ti voglio lasciare solo. Scusa.
scusate, questa giacca è vostra? Sì, è mia, grazie. Come sta, Flor? Tranquillo, stai tranquillo. No, ci vuole ancora tempo per il prossimo bollettino. Cerca di dormire un po', va bene? Non posso dormire, come vuoi che dorma? Come ti senti? Il braccio ti fa male? Beh, sì, un po'. Sì, ma sto bene, non... Tu come stai? Come te. Federico, Frank, senti, io... Senti, io... Che mi volevi dire? Parlo. No, dimmi, no, dimmi. Parlo. Niente. Volevo ringraziarti per quello che hai fatto. Tu mi hai salvato la vita e... Grazie. Perché grazie? Non ringraziarmi per questo. È ovvio che ti salvi la vita, sei mio fratello. Sembra che tu ancora non sappia quanto ti voglia bene. Anch'io te ne voglio, Federico. Solo che non posso dimostrartelo adesso. Lascia stare, lascia stare. Non devi spiegarmi niente. Non devi chiarire né scusarti. Se c'è qualcuno che si deve scusare, sono io. Mi dispiace davvero. Per tutto quello che ho fatto e tutto il dolore che ho causato a te, Florencia. Ti chiedo perdono. Scusami. Sì, beh... Sentivo molta rabbia in quel momento, non... Non potevo controllarla, non sì, mi era mai successo. Provavo rabbia, non sapevo che fare. Per questo che sei andato in quel posto a fare a botte. È per quella rabbia che ti hanno ridotto così. Sì. Senti, so che non c'è niente che io possa fare per... Per cercare di risolvere... Basta, non dirmi niente. Cosa mi vuoi dire? È passato, è acqua passata. Né tu né io potevamo evitarlo. Sono sentimenti che non si possono controllare. Sono cose che... Sì, è vero. Ma la cosa di Flor si poteva evitare. Ma perché sono andato lì? Ho trascinato anche lei che non c'entrava niente. Franco, e se a Flor succede qualcosa è colpa mia. Non è colpa tua e basta. Anch'io ho fatto la mia parte. Non ne ho voluto credere. L'ho trattata male, l'ho cacciata di casa. E insomma, in che razza di mostro mi sono trasformato? L'unica cosa che chiedo è che le guarisca per cercare di riparare tutto il male che le ho fatto. Lei guarirà. Abbi fede. Ehi? Vedrai che ce la farà. Sì, sono sì, sicuro sì. Che Flor starà bene. Sì. Nico. Stai bene? Va meglio? Sì, va meglio. Meglio. Vedrai che fra poco Flor e Franco apriranno la porta e saranno in piena forma. Davvero? È come se li vedessi. Magari. Sai che hai la capacità di consolare la gente? Tu non hai proprio niente da dirmi, no? Non hai niente da dirmi? No. No, non capisco, Nicholas, perché mi dici questo? Perché noi ci siamo baciati e non so se c'è qualcosa tra di noi o ti interessa un'altra persona. No, non so. No, niente affatto. Paloma, io ti ho vista alla festa con Mattias. Eravate tutti e due molto contenti, parlavate. E poi ti ha raccontato di Franco. Ma con e Mattias di Flor. Non c'è niente, siamo amici, non c'è niente, Nicholas. Per me la cosa importante è quello che c'è tra noi due. E che cosa c'è tra noi due? Beh, io ti amo. E non potrei mai farti soffrire. Ho tanto bisogno di te, Paloma. Avrò molto bisogno di te. Puoi fidarti di me, Nicholas. Grazie. Beh, mi sembra che il matrimonio sia stato cancellato. Sono andati via tutti e sì. Noi siamo molto preoccupati, no? Sì, hai ragione, me ne vado anch'io. No, Paloma è invitata no, da me, Nicholas, la trattati bene, Maya. Senti, Nicholas, lei ha ragione, voi dovete stare tranquilli. E ci sentiamo domani. Maya. Ti accompagno, Paloma, Nicholas, ti accompagno. Nicholas, per favore. Non ti volevo ferire, ma sono molto angosciata e... Scusami. Che delizia. Dolce come il sapore della vittoria. Brindo alla fine di quelle due brutte streghe malvagie. No, manca il lieto fine.
Quando il principe azzurro si sposa con Florisienta. E adesso sì, Viva gli sposi! Ragazzi, potete smettere di gridare e spegnere la luce, che voglio dormire. Che ti succede, Freud? Davvero, Martin, che succede? Queste sciagure mi danno uno squilibrio mentale, quindi è per questo che sto così. No, per me questo ragazzo non la racconta giusta. Ha lo stesso problema di Greta, e già. Sì, hai ragione. Qua sta succedendo qualcosa di grave. Sì, sì, mio fratello è un po' sentimentale. Ma comunque non se la prenderebbe così per un matrimonio cancellato. Martin, anche noi abbiamo il diritto di sapere cosa è successo. Quindi parla, già. Dai, parla. Cos'è successo, dai. Non è successo niente, Thomas. Puoi stare zitto e dormire, per favore. Non vuole parlare. Mai visto pregare prima di dormire, matto? Ragazzi, io non so in realtà perché prego, ma vi andrebbe di pregare con me? Ma sì, sì, va bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Federico, dimmi. Vado a prendere un po' d'aria, così mi schiarisco le idee. Ti porto un caffè, sì, o qualcos'altro? Ti ringrazio. Senta, mi scusi. Scusi? Sì. Non può entrare. Solo il personale autorizzato, chiaro? Tesoro, sono qui. Santo cielo. Mi sento così perso senza di te, Flora. Perdonami. Perdonami. Sei quello che amo di più al mondo, tesoro. Perché perdo sempre tempo in stupidaggini invece di dirti tutti i giorni quanto ti amo? Ti prego, non lasciarmi. Per favore, ti giuro che se superi questo, non ti lascerò mai più in tutta la mia vita. Facciamo un patto. Tu non lasci me, piccola Flora, e io non lascerò mai te. Per favore. Ti amo tanto, vita mia.
Che succede? Fritzenwalden, mi dispiace. Devo dirle una cosa. La signorina Florencia è deceduta. È deceduta. Crepata. Caput. Game over, Cardo. Così dovrebbe essere. Oh, signore, per favore, se mi ami come io merito, fai che questo sogno diventi realtà. Oh, la mia piccolina. Cos'è successo? Che stai pregando? È strano. Oh, mammina. Cos'è successo? Mammina, dimmi che è vero. Cosa? Dimmi che la Cardo, poverina, è morta. Dimmelo. No, ancora no. Dobbiamo aspettare. Uffa, no. Perché? 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 Calmati, amore mio, buona. Io pensavo buona. Di aver avuto una premonizione. Quel sogno era così reale. Tesoro, calmati. Prima o poi Flor tirerà le cuoia. Il cielo vede e provvede. Ma non è andata tanto male, allora? No. C'è qualcosa sul giornale? Sul giornale? No. Sul giornale, no, il dollaro è sceso, qualche centesimo, in Iraq è sempre lo stesso, e poi ha vinto il Boca, niente di importante, vita mia. Mi stai mentendo? Stai mentendo, ti conosco, stai mentendo. Oh, oh, come sono venuta bene! Hai visto che bella questa foto? Sedotta e abbandonata per l'altra! Oh. No, mammina. Che c'è, tesoro? Mammina. Che, amore mi mio? Mi faresti un favore enorme. Sì, dolcezza. Puoi chiamare un serial killer per farmi uccidere? Sì, amore mio. Immediatamente. Grazie. Signore? Signore? Sì, cosa c'è? Che succede? Va tutto bene? Mm-hmm. È mattina. È finito il mio turno. E lei continua a non darmi retta. Sì, la prego di scusarmi. Io non ho potuto, no. Lei aveva molto bisogno di me. Capisco, ma ora le chiedo per favore di andare via. Oh, un attimo. Buongiorno, amore mia. Buongiorno. Quanto abbiamo dormito. Io non me ne vado. Resto qui fuori perché l'infermiera mi chiede di uscire, ma resto qui vicino a te. Lo sai? Sì, bella. Qualche novità? No, nessuna, ma stia tranquillo. Ciao, Nat. Ciao, Fat. Pronta come per stai? La nuova fase di Floriscente e il suo gruppo? Non vedo l'ora di provare. Beh, tu? Vado a svegliare Flor. No, no, non svegliarla. Non dirlo ai Fritzenwalder. Non fare niente perché non hanno mai voglia di lavorare. Hanno sempre dei problemi. Che problemi possono avere? Ieri avevano un matrimonio. No, una è festa. Lo stesso, lo stesso. Se non hanno un problema, lo inventano. Non ne vale la pena. Va bene. Ragazzi, che c'è? Avete saputo di ieri? Cosa? No. Il matrimonio di Federico è rimandato. Vedi? Non ti ho detto che hanno sempre qualche problema. Flora l'avrà già saputo. Non so. Non ne ho idea. Che c'è, Maya? A Flora è successa una cosa orribile. Nai, cosa le pensate di fare, Fräulein Bobota? Sto riordinando, non veda che qui è più triste di un accampamento dopo la tormenta. Nein, assolutamente nein. Fräulein Delfina dire di lasciare tutto come stare. Lei volere sposarsi a tutti i costi, non toccare niente. Chiaro? Franco! Oh. Franco, cosa succede? Santa tu distrutto, poverino. Venire io preparare bagno caldo. Sì, sono per venuto te. A lavarmi, poi torno là. Come sta, Flor? Nessun miglioramento. Oh, Nai, piccolo fiore. Poverino. Franco! Che succede? Franco, come stai? Sei tutto ferito, Franco. Non ti preoccupare, Flor è in fin di vita. Lo so, ma... Per fortuna tu stai bene, meno male. Flor ce la farà, vedrai che guarirà. Ho paura, Nicholas. Si può sapere cosa succede in questa casa? Che dicevate? Niente. Voi preparare cose per andare a scuola. La mia mamma vi accompagna. No, cosa è successo, Flor? Andiamo. Dov'è Flor? È una situazione davvero terribile e disperata. Piccoli miei, ho il doloroso compito di informarvi che Florencia
alias il piccolo Cardo, sta molto male. E può anche darsi che voi non la rivediate mai più. Mai più nella vita. Ecco cosa sta succedendo. Capito? Ciao, amore mio. Sono io. Eccomi. Saben che los niños son ángeles sin alas que nos manda el cielo para ser más buenos. Non vorrei sembrarti noioso, ma in realtà se vogliono che me ne vada dovranno chiamare la polizia. Sai che mi ha appena chiamato Mattias? E lui mi ha chiesto di dirti che ci sono tutti i ragazzi al capannone e pregano per te. E tutto si acclara, il mondo florece, si enciende la vita, si encuentra il cammino e nos damos cuenta che seguimos vivos. Come sei bella. Sei così silenziosa oggi. Oh, tesoro, ti giuro che ho un dolore qui al petto che mi sta uccidendo. Vedrai che guarirai molto presto, te lo giuro. E quando tutto questo passerà, andremo lontano, io e te, in un posto bellissimo e ci divertiremo un mondo. E ricorderemo tutto quello che è successo. E questo sarà soltanto un ricordo amaro e triste. Però tu devi farti forza, piccola. Te lo chiedo io, te lo chiedono tutte le fatine che ami tanto. Per favore, esci dal luogo oscuro in cui ti trovi. Ti amo tanto, Flora. Ti amo tanto, vita mia. Che succede, amore? Flor, non mi spaventare, tesoro. Che succede? Flor. No, Flor, per favore, no. Flor. Infermiera! Infermiera! L'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.